Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi di calendari dell'avvento. Chi è che non ha mai, almeno una volta nella vita, avuto un calendario dell'avvento? Chi è che non ha tutte le mattine aperto quella finestrella per trovare il cioccolatino? Io devo dire che ho sempre ricevuto un regalo dai miei genitori, il calendario dell'avvento, e devo dire che qualche volta, anche ora che sono adulta, mi è stato regalato. Ma oggi non parliamo di calendari dell'avvento con dentro cioccolatini e dolci, ma parliamo di calendari dell'avvento beauty. Passiamo adesso a tutti i brand che hanno creato i calendari dell'avvento, secondo me, più carini. E quello che mi piace più di tutti è quello che ha fatto la Essence. Quest'anno la Essence ha veramente fatto un calendario dell'avvento molto molto bello. Devo dire che io volevo anche comprarmelo, ma purtroppo è già esaurito e quindi non ho potuto averlo, perché davvero mi piace tantissimo. Sono 24 finestrelle, possiamo trovare tutte le mattine prodotti per il corpo, prodotti per il make-up, insomma tutti i prodotti Essence che sono secondo me molto validi. E devo dire che mi piace molto com'è, insomma, l'immagine, il disegno che c'è sopra, quindi devo dire che questo è quello che mi piace più di tutti. Poi anche Sephora ha fatto un bel calendario dell'avvento, è tutto un paesaggio innevato, c'è il tema della volpe quest'anno da Sephora, quindi comunque c'è anche la volpe, e anche qui ci sono le finestrelle in cui potremo trovare tutti i prodotti Sephora, tra prodotti per il corpo, prodotti per le mani, prodotti per il make-up, insomma, tutta una serie di regalini fantastici che tutte le mattine, aprendo la casellina, noi potremo andare a scovare. Poi un altro calendario che secondo me è carino quest'anno è quello di Bottega Verde. Lì ci sono dei prodotti sia per il corpo che per il make-up e sono tutti prodotti mini. Quindi anche questo secondo me è carino perché l'idea comunque del prodottino mini di Bottega Verde mi sembra una bella idea. Un altro brand che secondo me ha fatto due calendari, perché ne ha fatti due veramente carini, è SiaTe, perché ha fatto sia il calendario tutto dedicato agli smalti, quindi ci sono solo ed esclusivamente smalti e prodotti per le unghie, e poi ne ha fatto uno interamente dedicato al make-up, quindi c'è proprio la possibilità di scegliere. Se una persona ama particolarmente la nail art, può andare a prendersi quello dove comunque sa di trovare solo prodotti per le unghie, oppure se si ama invece di più il make-up, si può appunto andare a prendere quello per il make-up in cui sapremo di trovare solo prodotti per il make-up. Secondo me questa è veramente una bella idea. Un altro calendario che mi piace moltissimo è quello di NYX, perché NYX ha pensato ai prodotti per le labbra. Quindi in questo calendario ci sono solo prodotti per le labbra, tra rossetti, lip gloss, lucida labbra, balsamo labbra, e anche questo davvero mi sembra molto bello per chi ama comunque il make-up dedicato alle labbra. Quindi insomma anche questo davvero mi ha colpito molto. Un altro calendario che davvero è bellissimo è quello di Look Fantastic, perché è veramente bello tutto il disegno che c'è sul calendario, perché è un tema, rappresenta praticamente un paesaggio innevato con cristalli di ghiaccio, neve, luci, è molto luminoso, quindi davvero anche quello è veramente bello. E ci sono all'interno 16 prodotti in formato grande e 9 prodotti in formato mini, quindi anche questa idea mi sembra molto carina. E ovviamente sono tutti prodotti dei migliori brand, quindi insomma anche questo è un bel calendario secondo me. Poi ce n'è uno che a me è piaciuto in particolare perché mi piace molto quella marca lì. Ed è il calendario Clinique. Io devo dire che mi sono sempre trovata benissimo con quella marca, è molto cara per quelle che sono le mie finanze, quindi difficilmente vado a prendere prodotti di quel genere, però devo dire che tutte le volte che ho deciso di spendere un po' di più e che ne ho preso uno della Clinique prodotto, devo dire che fa veramente, insomma, ho notato la differenza. È davvero bello e quindi anche questo calendario penso che abbia dentro dei prodotti di qualità, quindi prodotti principalmente per il corpo, ma credo che ci sia anche qualcosa per il make-up. Un altro calendario che invece non è beauty, ma credo che sarà amatissimo da quelli che amano le candele, è quello di Yankee Candle, perché in particolare questo calendario ha 24 finestrelle con 24 mini candeline.
tutte profumate alle varie fragranze, insomma, quindi credo che per chi ama questo tipo di candele davvero questo calendario possa essere fantastico. Inoltre ci sono due candele a edizione limitata con delle fragranze particolari, perché una al cioccolato bianco e l'altra al profumo d'abete, quindi anche questo mi sembrava davvero molto molto bello. Un altro calendario che secondo me è davvero bello è quello di H&M. Questa volta non troveremo make-up, ma troveremo prodotti di bijou e accessori, quindi secondo me anche questa idea è molto bella. E l'ultimo calendario del quale volevo parlarvi a proposito di bijou è quello di Karat London ed è veramente bello secondo me perché all'interno ci sono dei gioielli in argento. Quindi quello secondo me è proprio molto particolare, però anziché 24 finestrelle ce ne sono solo 12, però devo dire che se all'interno ci sono dei gioielli in argento, comunque il valore è sicuramente più elevato rispetto a un prodotto di make-up, quindi diciamo che ci può anche stare che siano solo 12 e non 24, però insomma anche quel calendario mi sembra davvero carino. Questi erano i calendari che a me personalmente sono piaciuti di più. Fatemi sapere nei commenti se ce n'è qualcuno che magari non ho citato, che voi ritenete carino, che vi è piaciuto. Fatemi anche sapere se magari ne avete qualcuno, se in passato ne avete avuto qualcuno, perché io in realtà questi calendari dell'Avvento Beauty non li ho mai avuti, ma sono molto incuriosita. Quindi insomma, fatemi sapere magari se vi è piaciuto, cosa c'era dentro, insomma, se è soddisfatto le vostre aspettative. Vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video, ci vediamo alla prossima e vi mando un bacio enorme.